Siamo qui con il sindaco Federico Agostinelli che ci parlerà un po' di questa bellissima manifestazione di Sant'Onofrio di Campli che si sta svolgendo questa sera all'interno di una serie di eventi estivi dell'estate 2021. Siamo a Sant'Onofrio, la Peripost che ormai proponiamo da diversi anni qui su Via Mirabili, che è il centro commerciale più importante del nostro comune. Tante attività commerciali, bar che hanno messo tavoli all'aperto e questa serata tutti insieme la trascorriamo in un clima particolare, all'insegna anche della solidarietà, perché questa serata prevederà anche delle beneficenze che verranno fatte proprio per aiutare un po' quello che è il mondo sociale, il mondo commerciale, che in questo momento soffre particolarmente, e come amministrazione comunale abbiamo voluto dare anche quest'anno questo importante segnale. Lo facciamo nella massima sicurezza, nel rispetto delle normative anti-Covid, ed è una serata molto bella qui a Sant'Onofrio che vedrà diverse band impegnate. Collaboriamo con la Proloco del posto, che ringraziamo, insomma una serie di attività che mettono in moto tutto il comune di Campli in attesa poi delle sagre, quella della Porchetta, quest'anno il 50° anno dal 20 al 22 di agosto. Quindi un calendario ricco di eventi in un borgo molto prestigioso, perché questo è un borgo molto conosciuto. Lo stiamo promuovendo tantissimo, veniamo da questo bel risultato del 6° posto nel concorso Il Borgo dei Borghi, e quindi proseguiamo la nostra attività di promozione culturale, turistica, e anche serate come queste all'interno appunto di Borgo aiutano a creare un clima più sereno e magari per qualche ora ad essere un po' più spensierati. Esatto, essere un po' più spensierati dopo tutto quello che abbiamo passato nell'anno scorso, per una ripresa in serenità per quanto possibile nel rispetto delle norme, della musica, dei bei ristoranti all'aperto, comunque le persone possono socializzare e divertirsi. E quindi ringraziamo il sindaco, ringraziamo tutta l'organizzazione di questa bellissima serata. Tantissimi gli eventi che abbiamo ospitato a Campli e nelle frazioni, quest'anno una super farnesiana durata ben 5 serate, dove abbiamo riscoperto non solo il territorio del borgo ma tutte le ville camplesi, quindi tutte le ville e le frazioni comunali. Abbiamo terminato con un bellissimo concerto dedicato a Stravinsky con maestro direttore Luisella Chiarini, in cui era il concerto finale di una serie di concerti musicali che abbiamo ospitato per tutta la stagione estiva. Ne ospiteremo tantissimi altri saranno gli eventi che proseguiranno in questa estate, ma soprattutto non ci fermiamo mai, perché il turismo e la cultura non si ferma, l'estate finisce ma comunque gli eventi continuano, con un settembre pieno di eventi. Questa sera c'è la Peripost qui a Sant'Onofrio, che è un evento che ormai si riscopre da tantissimi anni, in cui tutte le attività ristorative e i bar propongono dei menù e degli aperitivi a son di musica. Quindi qui è una serata di, diciamo, di svago, in cui cerchiamo di recuperare un po' la normalità rispettando sempre le normative anti-Covid. Consueta sagra della Porchetta in un'altra veste, quindi ovviamente sempre contingentata, il 20, 21 e 22 agosto, e a settembre dedicheremo tantissimi eventi al settecentenario di Dante. Benissimo, quindi un calendario molto ricco questo, che prevede una serie di eventi dove ci sarà cibo ottimo, la famosissima Porchetta, avremo musica, avremo intrattenimento e in allegria, e per una ripresa in serenità, in tranquillità di questo bellissimo borgo di Campli. La ringraziamo moltissimo per tutto quello che ha fatto per la cultura e per la ripresa di tutto.